non abbiamo previsto un taglio del nastro, ma un trapianto. Certo. Ciao! Ok, ci siamo? Pronti via? Sì, abbiamo realizzato questi 30 porti all'inizio per fornirlo. Un'aula all'aperto nuova, questi 30 scuole. Sarà curata dalle classi, dagli insegnanti, dalla situazione dei genitori e anche aperta al territorio, soprattutto abbiamo dei casi eccellenti di anziani che se ne occupano. E verrà d'inverno, come dire, fertilizzata. Abbiamo previsto delle piccoli incubatori per ciascuna classe, in modo tale che sia le classi che vengono a lavorare nell'orto che quelle che invece stanno in classe possano coltivare le piantine per prevedere una giornata di trapianto, no? Certo, quindi fanno la coltivazione in classe e poi le possono decidere di fare entrambe le cose, la semina sulle prose oppure la preparazione. Che mese più o meno? Possono cominciare da febbraio. Febbraio, sì, assolutamente. Febbraio ne possono iniziare. Produrremo un manuale questo fine anno, ottobre, sulla coltivazione dell'orto a partire da zero con schede didattiche. Quindi questa diventa una sorta di aula all'aperto, un'aula didattica. Anche il compostaggio, quindi anche la possibilità di uscire. Sì, ad esempio alcune classi possono spezzettare le bucce della mela, della merenda e portarla in compostiera, raccogliere l'erba, lasciarla in compostiera in modo tale che c'è la produzione del terriccio per l'anno successivo. Anche quella è una attività didattica sulla decomposizione. Abbiamo suggerito di realizzare delle piccole stazioni meteorologiche per misurare la temperatura, la piovosità e il vento. Ma sono proprio felice perché io ti ricordi da quanto? Ancora quando ero... Alcuni li abbiamo fatti, ma adesso è finalmente. Ginnastica. Li avevo visti a Berkeley, gli orti didattici. Sì. E da lì mi ero messa in mente che volevo farli. E sì, è una delle viventi poverine. Grazie a voi. Arrivederci.